la serata di gala dedicata al 48esimo premio regia televisiva. Una festa di tutte le televisioni. E se festa deve essere, allora che la festa cominci! E non poteva mancare Milly Carlucci! In questo premio la formula è di un'accademia di giornalisti che premia, però chiaramente loro hanno anche dato ascolto evidentemente a un sentimento popolare, cioè i migliori anni di Carlo Conti per esempio è un programma che ha fatto anche un grandissimo successo di alter, quindi di ascolto, quindi evidentemente si sono sposate le due cose. È lui, Carlo Conti, a ritirare il premio! È un onore, è anche una responsabilità, quindi vuol dire cercare di lavorare sempre meglio, con grande attenzione alle cose che si fa e cercare di regalare sempre al pubblico questi momenti di così, quello che sono chiamato a fare. Ora nell'eredità ho il quiz, nel varietà un po' di musica, ecco, regalare qualche oretta di relax al telespettatore. E per Michel Hunziker. Non ci si aspetta mai un premio, un riconoscimento così importante, ma ovviamente si accetta con grande gioia. Io sono sempre esterrefatta quando mi arriva un riconoscimento da gente così importante che vota come giornalisti e insomma colleghi come Forattini, e insomma, bello. Quest'anno è certamente la famiglia più amata d'Italia. Premio come migliore fiction del 2008 a I Cesaroni! Siamo contenti, ci aspettavamo l'affetto del pubblico perché ce l'hanno dimostrato in questi due anni e quindi insomma è stata una sorpresa bellissima. E naturalmente la storia siamo noi è Giovanni Minoli. Tre anni di fila la televisione di qualità è riconosciuta almeno dagli esperti, speriamo che se ne accorgano anche quelli che fanno i palinsesti. Ilary Blasi, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Elettrizzante, insomma è una diretta lunghissima, quindi insomma stare tutto il tempo lì può essere anche lungo, ma insomma abbiamo perso, è uno scandalo. Ci appelliamo, no, ha vinto tutto Carlo Conti, adesso glielo dico, è arrivato anche abbronzato, noi siamo qua, è maciati, bianchi, lui arriva tutto abbronzato e vince anche tutti i premi. Il premio speciale giornalistico 2008 va allo speciale Ballarò spingendo la notte più in là. Giovanni Floris. Sapevo che era un programma che aveva un senso, che aveva un significato e che era importante. Non mi aspettavo un premio, però una volta che l'ho ricevuto dico, beh, forse un motivo c'è, ecco, forse stavolta un motivo c'è. E adesso, in risposta al loro verdetto, c'è il verdetto del pubblico da casa, che col 30% dei voti arrivati via telefono e via sms ha decretato la trasmissione più gradita a casa. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni.